Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Siamo tornati su Brawl Stars. Signori, vi ringrazio per tutto il supporto. Siete gentilissimi, non abbandonate questa serie. Sono davvero, davvero, davvero soddisfatto di voi. Signori, vi invito a iscrivervi se ancora non l'avete fatto. E tra l'altro ragazzi, in descrizione ultimamente sto lasciando una serie che consiglio. Oggi vi potrei consigliare, che ne so, Clash of Clans, Clash Royale o magari un gioco un pochino più particolare, un po' più gagliardo nel senso di storia, perché questi giochi una storia dietro non ce l'hanno, no? Magari Batman, cose del genere. Comunque trovate il link in descrizione sia del mio Instagram e del mio Facebook di G2A.com, che vi ricordo che fa sconti incredibili perché vendono giochi praticamente, una piattaforma tranquillissima. State tranquilli, se in serenità sapete che ci collaboriamo. Signori, allora, non ho giocato tantissimo, dico la verità, perché vi devo dire una cazzata? Posso aprirmi una cassa? Apriamola, una cassaforte. Quindi, sdichitino. Uno di Elisir, pensavo meglio, però ci può stare. Ci facciamo una partita di ogni modalità. Ovviamente sapete che Smash e Grab, il signorino Mortimer, è il ragazzo che fa per noi, assolutamente. Poi mi avevo qualcuno, ma pure sfidato nell'1v1, mi ha detto: se sei tanto forte, facci vedere gli 1v1. Mo' mi sa che oggi l'1v1, mamma mia, che dolore, mamma mia, che male, raga, è un dolore che proprio uno prova e dice sì, ma se poi la trovi forte è finita, raga. Cioè, se la trovi forte è finita comunque. Ma guarda, mi ha fatto un pre-raid. Che poi non si dice pre-raid, lo so, si dice magari in un altro modo, ma io non so come cazzo si dice. Mamma mia, ma no ragazzi, questa la perdiamo, eh. C'è Poppy là, Puppy, Poison Ivy, che è veramente troppo forte. E in mano a una persona che è capace di utilizzarlo, quel personaggio, sono solo danni, raga, sono solo esclusivamente danni. Infatti guardate che roba. Tu comunque, a prescindere, ci muori. Poi lasciamo perdere, ma tu comunque ci muori. Ora, io non è che voglio di sempre che c'ho ragione e cose varie, però quello che minchia è andato a farla davanti, e il mio è il primo, perché si è andato a buttare a morire da solo? E io queste sono cose che non capisco. Essendo cose che non capisco, allora se lui lo attacca ferocemente, esatto, è così che ti voglio, corri, ah, non ce l'ho fatta a coprirlo, volevo coprirlo, non so se avete notato. Allora, se sono bravo mi riprendono le gemme con questo K. Mi dovrebbero... Non me le riprendi le gemme, puoi fare quello che ti pare, non c'è modo di riprendermi le gemme. Te lo dico, signori, ed è qui che dovete lasciare like. Pensa, il Brawl Stars l'ha dato all'altro, ma è qui che vi voglio. Mortis lo sappiamo utilizzare. Allora, questo qua invece è per il fattore kill, se non vado a sbagliare, mi sembra che poco ultimamente... Non si usa molto perché ci sono, esatto, c'è questa mappa larghissima, c'è questa mappa enorme e poco, giustamente, come potete immaginare, non si usa molto, ma ci sta, in fin dei conti, no? È per quello che io penso che cambino anche mappa ogni tot, proprio perché per farti usare personaggi differenti, eccetera. Ovviamente io provo a dare un po' di sparo, un po' di libertà. Bravo Ciscio, così che ti voglio Ciscio. Ciao Ciscio, sei morto Ciscio. Sapete che c'è? Che questo team contro è un team, io lo chiamo il team cacasotto, perché effettivamente sono dei cacasotto. Non è che possiamo dire di no, eh. Sono dei cacasotto. E noi se stiamo a fanculare veramente male, perché nel senso, avete visto, si nascondono, giocano parecchio fermi e vabbè, insomma, poi ognuno è libero di giocare come vuole a qualsiasi gioco,
Però, insomma, sei un po' ridiculous. Sei un po' ridiculous. Purtroppo non sono riuscito a tirare completamente la ulti. Vediamo un po', perché purtroppo noi, uno sbaglio che stiamo facendo, è anche quello di giocare da soli, cioè non stiamo giocando di squadra, assolutamente. In particolare Bull non sta veramente mai giocando di squadra, ok. Quindi comunque secondo me potremmo vincerla questa, perché non vedo che loro sono così forti. Più che altro ci stanno ancora parecchio, perché comunque se la camperano. Quindi andiamo a fare queste hit importanti. Vedete, per esempio Bull quando spara, spara fermo, per farvi capire il loro livello, no? Quindi non è sto grande livello così incredibile. Ok, ragazzi, occhio a questo Bull che stando anche fermo riesce a incularci. Poi ci mancano 30 secondi, potremo farci gli affaracci nostra e vivere di rendita praticamente. Mo ci arrivano da dietro, sicuro quanto vi pare, ragazzi. Sicuro quanto vi pare. O me sa, cosa ancora migliore, che sono rimasti fermi. E secondo me... Ah, allora vedi che... Che ci sta, 23, 3, 2, 1... Ok, ce l'abbiamo fatta. Ve l'ho detto e mi arrivava uno paro paro sui denti, raga. Uno paro paro sui denti mi arrivava, per fortuna... Che comunque ce l'abbiamo fatta, dai. Per fortuna, almeno quello. Andiamoci a fare un'altra partita, che questo qua invece Colt lo uso spesso e volentieri. Però voglio prendermi Dynamite, perché conoscendo la mappa, pure in attacco Dynamite è davvero buono. Sono mappe un po' particolari che appunto ti spingono a scegliere personaggi differenti. E non è male, perché comunque il gioco tende a cambiare sempre un minimo. Ho detto purtroppo l'1v1 oggi non c'è. Vedete, perché di solito uno, qua il bombarolo, si mette qua dentro, loro non ti possono colpire. E tu, ipoteticamente, fai delle hit incredible, ragazzi. Vedi, perché poi loro non vedono dove tu, ipoteticamente, spari. Poi sì, ovviamente tutto è teorico, perché... Se c'è un altro Dynamite, capite che il problema sussiste comunque. Ora, lui sicuramente farà il kamikazzo, perfetto, per andare a fare qualche danno là. Non l'avrei fatto perché comunque ci ha fatto ricaricare le nostre ulti. Insomma, vedete, questo tipo di attacco non è che promette mai niente di buono, secondo me. Poi vi ricordo che io ho un ulti assurda, ragazzi. Io ho una ulti veramente assurda. Se questi ragazzi mi danno una mano, vedi pure lui, però secondo me l'ha sprecata. Lui è bravo, Dynamite, eh? Dynamite è un bel rompipalle, eh? Purtroppo la mia l'ho sprecata e questo se ne risentirà parecchio sull'andazzo della mia partita. L'altro mio non so effettivamente dove poteva essere andato. Quindi due pizze gliel'ho date. Sicuramente per il mio pre-fade, pre-fire o pre tutto quello che vi pare, un senso ce l'ha. Allora, manca ancora un minuto, cioè 55, 54 e la situazione non è bellissima. Se io utilizzassi al meglio la mia cavolo di ulti, che poi tra l'altro vi dico, un po' mi lagga e non è una scusa, ma un po' lagga davvero. Ok, vattene a fangù, eh. Questo sicuramente non lancia la bombona. Eccola la bombona, vedi? Io non ho capito se ce n'abbiamo uno effettivamente fermo, perché mi dava la sensazione che uno dei nostri stava proprio fermo. Ma perché loro sono scarsi, raga, eh. 13 secondi, 12%. Dai, ragazzi, fermatelo. Dai. Madonna mia, raga, madonna mia, il 5%. Dai, è così. 5%. L'ho detto, lui era forte, eh. Però qua dentro mi lagga. Comunque, ho detto, i server... giustamente non sono italiani e un po' laggano, lo sapete, non è che vi devo dire cavolate. Signori,
Io direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollice in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento col vostro Il Cieco per 89. Ciao ciao.